Innanzitutto Pesaro, il punto vaccinale è stato chiuso inizio estate, già questa è una cosa che non avevo mai condiviso, perché comunque nella città di Fano e nella città di Urbino i due punti vaccinali sono rimasti sempre attivi, ma comunque l'impegno era quello di riuscire a ripristinarlo entro il 1° di settembre. Marche Multiservizi aveva offerto questa disponibilità, dando il proprio spazio incomodato d'uso gratuito, si era messo d'accordo con il comune di Pesaro e quindi tutto sembrava a posto che entro il 1° di settembre appunto sarebbe stato riattivato. Devo dire che poi è emerso un problema di tipo burocratico che veramente non condivido, perché se noi andiamo a vedere i punti vaccinali che sono aperti oggi a livello regionale ma anche nella nostra provincia, sono all'interno di mercati ortofrutticoli, all'interno di spazi sportivi, quindi palestre, all'interno di bocciofile, all'interno di vecchi hotel dismessi. Non capisco perché proprio il punto vaccinale di Pesaro debba avere una destinazione d'uso compatibile rispetto a un punto vaccini, anche perché ASUR ovviamente non ha questi spazi a disposizione, se no non andrebbe a chiederli in giro per il territorio. Ovviamente nessun privato ha spazi disponibili che hanno questo tipo di destinazione urbanistica, quindi un eccesso di burocrazia. Mi auguro che nel giro di pochi giorni questa cosa venga risolta, anche perché Pesaro è il suo territorio, anche perché appunto vaccini di Pesaro fanno riferimento anche ai cittadini che abitano ad esempio a Gabice, a Gradara, a Vallefoglia, a Tavuglia, a Montelabate, a Monte Calvo in Foglia, quindi un bacino di utenza di circa 150.000 persone che ad oggi non ha un punto vaccinale. Stiamo arrivando in una stagione in cui le persone, probabilmente soprattutto i soggetti fragili, le persone sopra i 60 anni verranno, come dire, invitate a fare il vaccino, e quindi non capisco perché proprio Pesaro e il suo territorio non debbano avere un punto, quando in tutto il resto del territorio regionale è stata individuata una sede che non aveva quel tipo di destinazione urbanistica. C'è una reale alternativa alla sede di Marche Multiservizi? Beh, devo dire che a tutt'oggi non mi risulta che ci siano sedi alternative, ma secondo me non è necessaria neppure una sede alternativa, perché quello è uno spazio che innanzitutto viene dato gratuitamente, è uno spazio ampio, è uno spazio nuovo, uno spazio che è il parcheggio, che è facilmente raggiungibile, quindi non vedo perché è necessario individuare un altro spazio quando abbiamo già uno spazio ben definito, anche perché spazi con destinazione di tipo ospedaliero, sanitario ospedaliero, non ce ne sono vuoti. Chi è che è un edificio che ha quella destinazione? Nessuno, solamente un edificio pubblico può essere, ma gli edifici pubblici non ci sono, e quindi per quello si va a chiedere ai privati la disponibilità di dare i propri spazi.